Il ricco programma di appuntamenti promosso in provincia di Potenza nel suggestivo borgo di Rivello porta in scena anche un momento pensato per allietare l'attesa dell'Epifania. Venerdì sera in scena il concerto Aspettando l'Epifania del coro polifonico Regina Anglonensis della città di Tursi, diretto dal maestro Francesco Muscolino, accompagnato dall'organista Samuele Di Filippo. Un'occasione per favorire ancora una volta occasioni di vita comunitaria nel periodo più magico dell'anno. Questa occasione ci permette anche di poter dare voce, far parlare anche e soprattutto quelle che sono un po' le tradizioni di questa comunità, lo spirito di questa comunità, il sentire di questa comunità che sente forte, e questo lo vediamo non soltanto in queste circostanze, soltanto di concerti natalizi, lo vediamo anche attraverso le rappresentazioni che sono state fatte, perché non è l'unica iniziativa che è stata programmata in questo periodo natalizio. Ci sono state altre iniziative non promosse dalla parrocchia ma dall'amministrazione comunale o dalla Proloco, che certamente fanno capire un po' quella che è l'indole specifica di questa comunità che sente forte lo spirito del Natale. E noi abbiamo pensato questa sera di portare un repertorio vario di musica sacra che ovviamente accarezza i brani natalizi, e quindi siamo proprio nel tempo giusto per proporli, quindi i classici Adeste Fidelis, Astro del Ciel, White Christmas e quant'altro. E poi faremo un tocco di polifonia antica, quindi del Cinquecento, il Rinascimento, quindi toccheremo il periodo del Rinascimento con un mottetto di croce. Poi passeremo ad un pezzo barocco, per esempio lo Jesus Bleibet dalla cantata 147 di Bach. Quindi abbiamo pensato di fare una prima parte di musica polifonica che parte dal Rinascimento e arriva ai giorni nostri, per esempio con un brano di Ratter, che è un nostro contemporaneo, e poi di toccare ovviamente i brani della cultura natalizia. Chiuderemo il concerto con una chicca, un brano in dialetto lucano di Tursi che io attraverso una ricerca ho ripreso e ho rielaborato a quattro voci, e verrà accompagnato con una fisarmonica che suonerò io. E il brano si intitola Natei ad Agnone. D'Agnone sarebbe il santuario che sta a 12 km dal nostro paese, a 12 km da Tursi, e a cui tutta la gente del posto praticamente si recava, quindi andavano lì proprio per ascoltare la messa della notte di Natale. Quando ci siamo presentati nel 19 nel programma dell'amministrazione che andavamo a offrire ai nostri concittadini, uno dei punti qualificanti era quello di aumentare, di favorire la cultura, e questo è uno degli eventi che va in quella direzione. Le manifestazioni invernali sono iniziate l'8 dicembre con un evento sull'assaggio del vino, poi sono proseguite nel periodo natalizio con il presepe vivente e altre manifestazioni fatte sia dalla Proloco, organizzate sia dal comune della Proloco che dalla parrocchia. Queste manifestazioni sono importanti appunto per favorire e aumentare quindi il turismo locale. Quali sono gli eventi futuri in programma? Allora, per quanto riguarda il futuro, noi abbiamo nell'immediato l'organizzazione del Carnevale con vari eventi. Successivamente nel periodo pasquale pure organizzeremo altri eventi insieme all'associazione, eccetera. Ma la cosa più importante è che nel corso del 2024
intorno alla fine della primavera, inizio estate, ci sarà un grosso evento organizzato dal Ministero degli Esteri per un bando che noi abbiamo partecipato e vinto. Si chiama Turismo delle Radici, che intende il Ministero degli Esteri con questo evento, con questo bando, ha voluto far partecipare nel 2024, favorire il turismo che viene dai nostri concittadini che sono emigrati nel Sud America e altrove, nel resto del mondo.